Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti se è la vostra prima volta. Come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Sontor Silver e anche oggi vi porto un nuovo video di Baldur's Gate 3. Cosa faremo in questo video guida, diciamo, di Baldur's Gate 3 per tutti quelli, vedete che mi sono messo a fianco della nostra carica, per tutti quelli come me che non hanno trovato tutto il set della Bone Spike, appunto. Andiamo un attimo su Karlach, ecco qui, il set a spuntoni d'osso, tipo io non ho trovato gli stivali, ho messo gli stivali della velocità momentaneamente, ho il resto, guanti di spuntoni d'osso, vesti di spuntoni d'osso e elmo. Dove si trovano, scopriamo dove si trovano gli stivali per completare il set. Gli stivali in effetti non sono proprio così subito a vista, ho dovuto cercarli un pochino anch'io, quindi partiamo con il personaggio ispirato sempre a mia fidanzata Tiziana e al suo canale Il Mondo di Tizi, quindi vi lascio tutto in descrizione mentre andiamo, mentre... e partendo appunto dall'accampamento, dal circolo di energia che ci porta all'accampamento vicino alla carrozza di Charles, dovete scendere di qua. Ecco qui, passiamo qui. Continuiamo a scendere, state attenti, io ad esempio nel gruppo adesso ho Astarion, ma è buona cosa buona e giusta appunto portarsi Astarion per il semplice motivo che più avanti troveremo una zona piena di trappole. Ecco, continuate di qua per questa spiaggia, qua ci saranno del fumo, io l'ho già fatta questa parte. Però vedete che sono delle trappole a terra che ho già disattivato. Sappiate che dovrete darvi da fare a disattivare le trappole. Poi passate da questa parte. Ci saranno altre trappole qui. Magari adesso ne becco ancora qualcuna attiva. Attenzione, no. Le ho disattivate tutte, meno male. O le ho fatte scattare tutte. Dipende dai casi come si voglia vedere. E rivedrete una nave che arriva dalle torri dell'alba lunare. Quella nave ha due parassitility sopra, quindi è buona cosa. E qua troverete, vedete, le chiazze di sangue esagerate, ci sarà una battaglia tra due fazioni. Potete schierarvi, ecco qua, qui forse c'è ancora un cadavere, no. Potete schierarvi oppure semplicemente fregarvene e combatterli tutti quanti. Qui c'è una zona chiamata passaggio, nella grotta. E da qui andate in questa direzione. C'è una specie di accampamento. Prendete Astarion, disattivate. O comunque, se siete voi un personaggio ladro o un personaggio che abbia... Scusate, rapidità di mano. Ecco qui, abbiamo disattivato. Aprite e qua dentro troverete gli spuntoni, gli stivali con spuntoni d'ossa. Ecco qua. Quindi riprendiamo, abilità balzo brutale, prendiamo la nostra carica che è il nostro barbaro del gruppo, ma magari potreste essere anche voi il barbaro del gruppo, questi danno +1 alla classe armatura, così portiamo 15 alla classe armatura di Karlach, come vedete, ed eccola qua, il nostro set è completo adesso. Quindi detto ciò ragazzi, se volete andare qua c'è una discesa, dove ci saranno delle scorte da campo, altre cose che potrete raccogliere, ma sostanzialmente io, ecco qua, adesso sto facendo fatica a eseguire l'azione, perfetto. Qui c'è un'imbarcazione, ma non sono mai riuscito ad usarla, non penso si possa usare questa imbarcazione, ecco. Detto ciò ragazzi, io mi fermo qui perché vi ho mostrato quello che volevo mostrarvi, cioè come ottenere l'ultimo pezzo che mi mancava della corazza di spuntoni d'ossa, ovvero appunto gli stivali che non riuscivo a trovare. Spero che questo video vi sia utile per trovare i Bone Spike Boots, gli stivali di spuntoni d'ossa, come abbiamo appena detto anche a voi. Io vi chiedo se il video ovviamente vi è stato utile, vi è piaciuto, piazzate un pollice su, un like, oppure vi chiedo se vi piacciono i miei contenuti, vi sono utili e queste guide sono a voi appunto, ripeto, utili, oppure volete sapere come va avanti la mia run su Baldur's Gate 3,
Io vi invito ad iscrivervi al canale. Iscrivetevi, attivate la campanella in alto a destra, in questo modo saprete sempre quando vi pubblico qualcosa di nuovo. Vi lascio anche in descrizione tutti i miei social per seguirmi da Facebook e Instagram i vari gruppi tematici, i Pazzi Siano Tu Silvere, Baldur's Gate 3 Italia, che sono i gruppi che amministro a tema per questo gioco. Vi ricordo anche con miniatura video il canale della mia fidanzata Tiziana in Mondo di Tizi, a cui è dedicato questo personaggio, appunto Yuko Tizi, che adesso è diventata chierico, non è più druida. Alla prossima, ragazzi, e ovviamente grazie a tutti di aver visto questo video.